La ricerca scientifica sul cancro. Ogni giorno in Italia muoiono 240 persone per un tumore, eppure sono stati fatti dei passi avanti veramente giganteschi per quel che riguarda l'individuazione sempre più precoce delle neoplasie e anche per la cura. Ci sono varie direttrici su cui si sta muovendo la ricerca in Italia e quella internazionale. Noi oggi vogliamo mettere a confronto proprio due modi di fare ricerca sul cancro. Quella di Giuseppe Giaccone, che è capo dell'oncologia del laboratorio di ricerca del National Cancer Institute degli Stati Uniti d'America, e quella di Umberto Veronesi, che è l'anima dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Iniziamo con Giaccone. Negli Stati Uniti per noi c'è andata Sabina Sacchi. Sono il direttore della Medical Oncology Branch and Affiliates, che vuol dire essenzialmente l'oncologia medica qui al National Cancer Institute, da 5 anni. E prima? Prima ero alla Free University di Amsterdam, in Olanda, per 16 anni. 16 e, anni? Sì, e lì gli ultimi 3 anni ero il capo dell'oncologia medica. Qui all'NIH ci sono un mucchio di italiani. E la cosa mi ha stupito perché 20 anni fa, quando ero venuto la prima volta, gli italiani erano il numero uno come comunità di stranieri. E tornando adesso pensavo che fossero, che ne so, numero 50, e invece è ancora numero 3 dopo i cinesi e gli indiani. È sicuramente numero 1 delle nazioni europee. Quante persone vengono dall'estero a curarsi da lei in questa struttura? Una percentuale, 10%, una percentuale, 5%, 10-20%. 10-20%. Che è gente che in genere viene per una second opinion e poi a volte vengono qua anche per terapia. E c'è gente che viene dall'Europa, dall'Asia. Dall'Italia ne vengono? Beh sì, perché sono italiano, quindi è più facile, sì, parecchi italiani. Un segnale importante questo della percentuale così bassa, in qualche modo i viaggi della speranza dall'Italia ma anche da altri paesi europei sono parecchio diminuiti da quando ci sono anche da noi strutture di altissimo livello, fra un po' vedremo quella di Milano del professor Veronesi, ma come funziona la struttura di Giaccone? Ancora Sabina Sacchi. Quanto pesa l'intervento statale e quanto quello di finanziamento privato? L'NIH è una struttura governativa, è completamente pubblica e infatti qui se uno ha l'assicurazione o meno non ha nessun peso, è una struttura completamente pubblica ed è unica negli Stati Uniti. La grande maggioranza delle università infatti non sono statali, non sono pubbliche ma sono private. Quindi direi che questa struttura dove siamo ha anche una capacità unica di sistemare persone che vengono da fuori con molta più facilità, nel senso che non è legata a questioni economiche. L'unica struttura degli Stati Uniti, come sottolinea il professor Giaccone, quindi teniamocelo stretto, il nostro sistema sanitario nazionale che garantisce tutto a tutti, anche se ovviamente qualche aggiustamento per eliminare gli sprechi andrebbero fatti. Il professor Giaccone e il suo team è assolutamente impegnato sul big killer tra le forme cancerose, il cancro al polmone. Qui in Italia sono 30.000 i morti ogni anno per questa forma tumorale. Sabina Sacchi. Lei vive in un paese che ha fatto della lotta contro il tabacco una bandiera e non da adesso, da almeno 20-30 anni. Lei la vede questa nuova incidenza tra i non fumatori? Cosa ne pensa? E quali scenari apre questa constatazione? Attualmente io probabilmente vedo il 70% dei pazienti con tumore al polmone che non hanno mai fumato o che hanno smesso almeno 20 o 30 anni fa. E la cosa è preoccupante perché in effetti
si sta scoprendo che il fumo sicuramente è ancora la prima causa dei tumori al polmone, ma c'è un'altra forma di tumore al polmone che sta diventando sempre più importante, che è legata a qualche cos'altro e che non conosciamo ancora. C'è in effetti un aumento relativo di tumore al polmone in pazienti che non hanno mai fumato e visto che me l'ha chiesto, si tratta spesso di donne giovani che non hanno mai fumato e ci sono ovviamente molte teorie, tra cui teoria ormonale, virale, eccetera, però ecco, le cause reali non sono conosciute. La terapia del tumore del polmone nei non fumatori è diversa da quella dei fumatori ed è proprio in questi ultimi anni dove c'è stato il maggiore sviluppo in termini di farmaci, nuovi farmaci. Sono farmaci che per lo più funzionano nel tumore del polmone del non fumatore, ma questo è probabilmente dovuto al fatto che la biologia di questi tumori è più facile da studiare perché è meno compromessa dai danni causati dal fumo. Dagli Stati Uniti in Italia, a Roma Incontra, abbiamo intervistato il professor Umberto Veronesi, uno dei grandi oncologi di questo paese, uno dei grandi ricercatori. A Milano ha fondato l'Istituto Europeo di Oncologia. Al professor Veronesi abbiamo chiesto innanzitutto di interpretare la delusione di moltissimi che a 10 anni ormai dalla decodifica del genoma umano si aspettavano da questo enorme sforzo l'arma finale per combattere il cancro. Così non è stato. Sentiamo che ci ha detto Veronesi. Dunque, il DNA certamente nei suoi segreti ci aiuterà moltissimo nel nostro percorso per arrivare alla fine di questa disavventura, però è più lungo di quanto pensassimo. Vi spiego anche perché. Si pensava che il rapporto tra gene e malattia fosse di tipo semplice, cioè un gene alterato, una malattia alterata, un gene, un tipo di tumore, un altro gene, un altro tipo. Invece non è così. Ogni tumore ha dietro le spalle modificazioni di 20, 30, 50, 100 geni diversi. Per cui stiamo facendo un lavoro gigantesco che è cominciato adesso, perché decodificare i geni uno dopo l'altro non è difficile, ma decodificare creando dei raggruppamenti di geni è difficilissimo. E quindi siamo un po' in ritardo, certamente noi ci illudevamo in 10 anni di arrivare, non dico alla fine, ma molto avanti, ne occorreranno altri 20. Ma qual è il futuro della ricerca scientifica in oncologia? C'è chi sta cercando un vaccino contro le cellule tumorali, c'è chi si sta concentrando sull'angiogenesi, cioè la formazione di cui è capace il tumore di formare dei suoi propri vasi sanguigni da cui trarre alimentazione con cui crescere. C'è ancora chi sta lavorando contro i virus, molti sono implicati nel cancro. Sentiamo Veronesi. Dunque, noi abbiamo due grandi linee. La prima è molto ambiziosa, è quella di arrivare a risolvere alla radice il tumore. Parlavo del DNA, parlavo dell'epigenetica, forse i fattori virali che stanno venendo fuori sempre più importanti, e questa è una via lunga. E poi una via invece diversa per curare i pazienti di oggi. E questo si basa su una grande rivoluzione, che è la rivoluzione delle immagini, cioè questa possibilità, da quando hanno applicato il calcolo informatico alla diagnostica radiologica, di scoprire nel nostro corpo anche un tumore di 5 mm in qualsiasi parte si trovi. Soprattutto negli Stati Uniti si sta seguendo una strada molto particolare per la cura del tumore, ovvero cercare il farmaco
uno solo, specifico per quello specifico tumore, quindi una terapia del tutto personalizzata. Già oggi con i farmaci biologici esiste questa, in ampia scala, diciamo, questa prospettiva, e però la vera e propria cura, ripeto, soprattutto negli Stati Uniti, è questa: cercare la medicina specifica per quell'unico specifico tumore. Naturalmente tutto questo pone dei giganteschi problemi etici. Capiamo tutti che soltanto chi ha i soldi e chi ha tanti soldi a questo punto può realmente curarsi. Ancora Veronesi. Allora si costruiscono delle molecole che vadano a colpire quel bersaglio, quindi quel tumore e non un altro, in quella persona. Quindi sono farmaci complicatissimi da costruire, va tutto fatto da zero, non c'è niente, non è il farmaco chimico tradizionale, il farmaco biologico, e quindi costa moltissimo farlo. Su 10 che se ne costruiscono, 9 non funzionano, il decimo funziona, e quindi c'è un problema, come dice lei, di tipo sociale, etico. Allora che fare? Noi non possiamo accettare che i ricchi si curino, i paesi ricchi si curino e i poveri muoiono. Allora bisogna creare un'organizzazione internazionale, una specie di industria farmaceutica internazionale, sovvenzionata da tutti i governi, dall'ONU, che per questi farmaci sia la produttrice di questi farmaci e li distribuisca a un prezzo equo in tutto il mondo. Però l'egoismo imperante in questo mondo civile dal punto di vista scientifico e tecnologico, ma in civile dal punto di vista dei grandi valori morali, è difficile. Quanta ragione ha il professor Veronesi.